Giancarlo, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Buongiorno a te, Giancarlo. Allora, petrolio bello tonico intorno ai 72 dollari, ma sto seguendo l'S&P 500. Quali notizie arrivano sul fronte delle materie prime? Beh, il petrolio è sicuramente tonico e ha avuto un'altra spinta di ottimismo dall'allentarsi delle tensioni fra gli Stati Uniti e la Cina, visto che gli Stati Uniti ormai dall'ultimo trimestre del 2017 sono diventati esportatori netti di petrolio e questa è sicuramente una notizia che incide sul mercato. Perché importano petrolio? Semplicemente perché il differenziale tra petrolio e Brent è piuttosto elevato, non parliamo dei 25, 20-25 dollari del 2011, lo ricorderai, no? Però è diventato strutturale. Nonostante la qualità del WTI sia superiore, e quindi gli americani ne approfittano e mettono insieme prezzo del petrolio più basso e costi di trasporto e riescono a dar via il petrolio, visto che siamo ormai oltre 10 milioni e mezzo di barili al giorno, con cui si sopperisce al fabbisogno interno americano, e tra poco si prevedeva per fine anno, ma probabilmente avverrà molto prima, raggiungeremo gli 11 milioni di barili al giorno. Produttività ai massimi e rigs, quindi impianti di trivellazione e di raffinazione ritornati in grande spolvero, più o meno ai livelli della prima parte del 2014, quando il petrolio era orientativamente intorno ai 100 dollari per barile, prima della fatidica discesa che fu conclamata poi nella riunione dell'OPEC del novembre di quell'anno, quando l'OPEC non tagliò la produzione lasciandola sopra i 30 milioni di barili al giorno. L'OPEC adesso ha invertito la sua politica, che se prima era una politica che teneva i prezzi del petrolio bassi, adesso al contrario ha bisogno di vederli molto più alti. Addirittura alcuni esponenti importanti dell'OPEC si sono dati target 80 dollari per barile per il petrolio. Naturalmente noi abbiamo a riferimento il WTI, però il Brent li ha toccati qualche giorno fa, salvo poi ritracciare un po'. Sono stati i giorni in cui lo spread fra Brent e WTI è arrivato a 8 dollari, per poi ritornare leggermente indietro. Ieri eravamo a 6 dollari e 75 all'incirca. L'OPEC è l'ago della bilancia, perché ha la possibilità di bilanciare la produzione. I timori erano quelli di un'estromissione, una nuova estromissione dell'Iran dall'export di petrolio, vista la situazione delicata e le tensioni, guarda caso, ancora una volta con gli Stati Uniti di Trump, però qualora venisse meno il milione e mezzo di barili al giorno dell'Iran, siamo sicuri che sarebbero pronti a rimpiazzarlo. L'Arabia Saudita, per esempio, non vede l'ora di produrre di più e quindi di risanare la propria economia, che è rimasta piuttosto disastrata da questi 4 anni di petrolio sotto i 50 dollari, facendo scendere le riserve valutarie sotto i 500 miliardi di dollari, che è un po' la cifra spartiacque per determinare la salute o meno dell'economia dell'Arabia Saudita. È stato emesso debito pubblico, siamo ancora sotto i 500 miliardi e tra l'altro l'Arabia ha una valuta peggata al dollaro, per cui non può più di tanto fare politiche monetarie che per esempio prevedano una svalutazione particolare per esportare. Il petrolio è sempre quotato in dollari americani. E tutte le volte che si pensa a un petrolio che venga quotato anche in un'altra valuta, se ne parla, ma poi si ritorna sempre sui propri passi, proprio perché significherebbe un cambio di equilibri forse troppo importante a cui il mondo non è ancora preparato. Va bene, allora eccolo qua, il petrolio ora sta a 72,44. Stai dando indirettamente ragione a Trump, che Ma no, disse non è che che do indiretto. non era giustificato. Quindi come ti spieghi questi massimi del petrolio? Anche oggi di fatto ha fatto nuovi massimi a 72,75. Beh, il petrolio da giugno del 2017 è impostato tranquillamente al rialzo con un movimento molto tecnico. Possiamo costruire un canale di volatilità attorno al rialzo del petrolio dai minimi intorno ai 44 dollari, se non ricordo male, vado a memoria, del giugno di un anno fa, ed è passato appunto un anno, siamo a 72 e qualcosa. Di motivazioni ce ne sono tante, ma soprattutto l'export americano da un lato e la produzione calmierata da parte dei paesi arabi. Sono questi due elementi che fanno salire il prezzo del petrolio. Attenzione, sappiamo tutti, e so che tu sei un fan
fervido assertore di questa teoria, che se poi il prezzo del barile sale indiscriminatamente e sale troppo, la domanda diminuisce e c'è quindi una contrazione automatica del tutto. Bisogna trovare un equilibrio. Io credo che l'equilibrio ci sarà, indipendentemente dal fatto che ci sia un trend così marcato. Siamo in una fascia di resistenza tecnica, perché tra i 72 e i 75 dollari ci sono anche quelli che furono i minimi testati più volte fra il 2010 e il 2014 e mai rotti al ribasso, se non in quel famoso novembre in cui si riunì l'OPEC a Vienna. Adesso potrebbero essere diventate resistenze. Sento parlare tanti analisti, leggo tanti articoli in cui si danno target, come al solito, stellari, i 100 dollari a portata di mano. Ma ricordiamoci quello che successe nel 2008, no? Quando il petrolio era intorno ai 140 dollari al barile, Goldman Sachs dichiarava entro poche settimane arriveremo a 200 e invece qualche mese dopo eravamo a 32 dollari. Quindi attenzione a sparare target così, giusto per dire. Va bene, allora ci chiedono un parere sul grano. A cosa si deve questa salita violenta di oggi? Se possibile vorrei avere anche un'analisi sul caffè. Quindi grano e salita violenta e caffè. Beh, la salita violenta non è solamente del grano, ma di tutto il comparto delle granaglie, perché guadagna anche la soia, guadagna anche il corn, seppur in misura minore. Il grano sta tornando più o meno sui massimi di ieri. C'è buona volatilità, grande volatilità su tutto il comparto in questo momento, perché anche qui ci sono più forze in gioco. Da un lato le scorte mostruose della stagione 2017-2018, il grano ha avuto il record di tutti i tempi per quanto riguarda le scorte globali di grano, quindi il grano coltivato in tutto il mondo e sommato paese per paese, però per il 2018-2019 si prevede una produzione inferiore a quella dell'anno scorso, proprio a causa delle scorte molto elevate. E inoltre c'è sempre la spada di Damocle del meteo avverso, soprattutto nelle zone in cui viene coltivato il grano duro, quello di qualità migliore, il grano del Kansas. E ogni volta che fa troppo caldo lì, e sta succedendo spesso nelle ultime settimane, ecco che abbiamo dei sussulti al rialzo del grano. Non credo che si andrà molto lontano, a meno che non cambi la situazione radicalmente sotto il profilo delle attese per il nuovo raccolto. Piuttosto sono salite che costituiscono, a mio parere, rumore di mercato. È successo varie volte negli ultimi mesi di aver testato 520-530 area, in questo momento siamo a 522, ma insomma raggiungere prezzi ben più alti che il grano ha visto in passato, basti ricordare il 2007-2008, sarà molto difficile proprio perché c'è grande abbondanza in tutto il mondo. Va bene, Per quanto allora riguarda il... sì, Sì, vai, mi chiedevi del prosegui. caffè, velocemente, beh, il caffè non è cambiato nulla, nel senso che si tentano dei rimbalzi, ma sono dei rimbalzi da ipervenduto, sono dei rimbalzi dovuti soprattutto alle ricoperture di coloro che sono short e sono tantissimi, questo a causa della produzione enorme dello scorso anno del primo produttore mondiale di caffè che è il Brasile. Anche la Colombia ne ha prodotto tanto e quest'anno sembra che si ripeterà la stessa situazione, con l'aggravante per i rialzisti e quindi con la ulteriore difficoltà che siamo in un anno on per il caffè, che ha un ciclo biennale. Negli anni on il raccolto di caffè ha una qualità migliore e quindi da un tot sacchi a disposizione viene fuori una qualità e una quantità maggiore di caffè che può essere poi raffinato, tostato e distribuito per poter essere bevuto. C'è sicuramente un aumento della domanda un po' generalizzato, basti pensare alla Cina che è diventata un attore importante anche sotto questo profilo. Dal riso siamo passati alla pasta negli anni, dal tè siamo passati al caffè, o quantomeno si beve anche questa bevanda, però sarà dura per i prezzi arrivare ai livelli di qualche anno fa. Ricordo ancora un caffè in area 200, siamo molto molto lontani e anzi, qualora il caffè dovesse ritornare in area 135-140, potrebbe essere una buona occasione per i venditori di call come me per andare a vendere opzioni molto out of the money in questo modo. Va bene, allora, tra l'altro mi stanno una mano anche sulla individuazione di quello che è il valore del ticker del caffè. Io Giancarlo però volevo chiederti,
Prossimo target del petrolio, quanto è abbordabile secondo te al rialzo? Ma dipende da quale target. Secondo me siamo in una fascia di target in questo momento fra 72 e 75 e poi c'è il famoso 80 dollari per barile che non solo è un livello psicologico, ma è un livello gradito anche all'Arabia Saudita e ad altri paesi appartenenti all'OPEC. Logico che prezzi alti fanno molto comodo agli Stati Uniti in questo momento perché hanno una produzione veramente enorme. E quindi hanno bisogno di smaltirla questa produzione, possibilmente a prezzi alti, anche perché ricordiamo che molte banche stanno solo negli ultimi mesi rientrando degli enormi crediti vantati nei confronti delle aziende di shale oil che erano state messe assolutamente fuori uso dopo i ribassi partiti nel 2014. Abbiamo avuto 3 anni di stasi, le banche hanno pazientato, alcune aziende sono sparite, altre sono state inglobate nelle major, però adesso che si è ricominciato a produrre anche con questa tecnica, sicuramente le banche sono contente perché rientrano dei loro soldi, dei loro interessi e quindi a loro volta incentivano i fondi di investimento che fanno capo a loro stesse a comprare contratti future di petrolio. Siamo oltre 800.000 contratti long, net long, ce lo dice il COT, fra opzioni e futures su questa commodity. Siamo quindi ai record di tutti i tempi. Per quanto riguarda l'esposizione dei fondi di investimento, hedge funds ed istituzionali vari. Bene, grazie Giancarlo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.